Allora, riapriamo i microfoni qui dagli studi di Radio Rete Edicole perché siamo in collegamento per il nostro spazio Domandando, uno spazio che noi dedichiamo a un personaggio legato in qualche modo a un fatto di attualità. Abbiamo con noi al telefono l'avvocato Arturo Salerni. Buongiorno Salerni. Buongiorno a voi e grazie di avermi chiamato. Ecco, perché abbiamo chiamato Salerni? Perché appunto è tra i firmatari della richiesta di referendum inoltrata, credo ieri, Salerni, se non vado errato, alla Cassazione, una richiesta di referendum sulle cosiddette riforme costituzionali. Quindi questa vicenda dei referendum non si ferma a quello sulle trivelle, ne sono stati depositati, tanti altri quesiti, per gli altri è in corso la raccolta delle firme. Ieri appunto è stato depositato questo quesito accompagnato dalle firme sulle riforme costituzionali. Qual è l'oggetto quindi di questo referendum, Salerni, e perché avete sentito il bisogno di aprire la procedura per un referendum su questo argomento così delicato e diciamo così, che crea anche molta confusione, perché il percorso è lungo, gli italiani non hanno capito bene che cosa ha fatto Renzi con il Senato e che cosa ha fatto con l'Italicum. A lei la parola. Sì, no, ci sono tante cose in mezzo, diciamo. Il referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione è un referendum confermativo che si rende possibile, confermativo cioè delle riforme che sono state approvate, qualora sia richiesto da un certo numero di elettori o di parlamentari, e serve per chiudere il percorso di riforma costituzionale o per non chiuderlo, quando non si è raggiunta, nella doppia lettura delle Camere sulle riforme costituzionali, non si è raggiunto i due terzi del quorum. A differenza di altro tipo di referendum, come quello abrogativo, non è richiesto un quorum di partecipanti, cioè si va a votare se vincono i sì. Passa la riforma costituzionale approvata in doppia lettura dalle Camere, se vincono i no, invece questo percorso viene bocciato. Del resto una situazione assai simile, anche nei contenuti, fu quella che si verificò nel 2006, cioè la riforma costituzionale più o meno simile a questa, con alcune varianti, ma insomma con alcuni elementi forti di similitudine, nel 2006, con tutto il centro-sinistra contro, peraltro, fu bocciata nel referendum. Oggi invece questo stesso percorso costituzionale, diciamo, viene riproposto e si va al voto. Si andrà al voto ad ottobre, sostanzialmente. Quindi a ottobre il popolo italiano dovrà dire se il 40% della Costituzione può essere modificato. Devo dire che questo è un punto molto importante, che l'articolo 138, così come era concepito dal Costituente e nella Costituzione, era tagliato per singole riforme costituzionali, non per più riforme costituzionali. C'è un'interessante iniziativa dei radicali per dire ma che credo nei suoi contenuti è stata fatta anche proprio dal professor Pace, che un po' presiede, diciamo, i costituzionalisti italiani che si stanno muovendo su questa vicenda, che dicono una cosa è votare il pacchetto intero delle riforme costituzionali, altra cosa sarebbe avere singoli quesiti sugli articoli, diciamo, sulle modifiche, perché queste modifiche riguardano tante cose. C'è il superamento del bicameralismo perfetto, però c'è anche un meccanismo diciamo di rafforzamento di fatto dell'esecutivo, vengono spostati i rapporti Stato-Regione riintervenendo su quella frettolosa e pasticciata riforma costituzionale che fu fatta nel 2001, perché questo millennio ha visto più riforme costituzionali o tentativi di riforme costituzionali, sempre dettate, diciamo, da una forte approssimatività e sempre caratterizzate dal fatto di dire dobbiamo cambiare, ma in realtà mettendo in discussione equilibri costituzionali consolidati e ben pensati dalla nostra Assemblea Costituente all'indomani della guerra, che
in realtà, ecco, in questo caso per esempio pongono tutta una serie di materie su cui gli elettori potrebbero avere anche comportamenti diversi, dall'abolizione delle province, al mutamento dei rapporti Stato-Regione, alla questione del Senato, all'abolizione del CNEL ed altri ancora. E veniamo alla vostra proposta, diciamo, a quello, al quesito che avete depositato voi. No, non c'è un quesito, il problema è sì o no alla modifica costituzionale. Sì o no alla riforma costituzionale già approvata dalle Camere. Il popolo italiano deve decidere se è a favore del sì o a favore del no. Io devo dire che un elemento importante non è tanto i singoli aspetti che vengono toccati, perché i singoli aspetti sono stati anche cavalli di battaglia delle forze democratiche. Penso al superamento del bicameralismo perfetto, no? Che non è, ma poi qui c'è il problema del Senato che non è elettivo ma è eletto dai consiglieri regionali, e ci sono altre cose. Qui c'è il combinato di questo mutamento costituzionale con la riforma elettorale. Che cosa certo. succederà? Qual è il problema? Io sono uno degli avvocati che sta ponendo e mandando alla Corte Costituzionale, già l'ha fatto il Tribunale di Messina, noi a Roma discuteremo nei prossimi mesi. Che cosa succederà con l'Italicum e questa riforma costituzionale? Che noi avremo una sola Camera. Ok, che sostanzialmente decide su quasi tutto. A questa Camera, che viene eletta con una legge fortemente maggioritaria, in contrasto con quello che la Corte Costituzionale ha già detto sulla legge cosiddetta Porcellum, in cui praticamente al ballottaggio ci si arriva senza quorum, sostanzialmente, quindi potrebbe vincere una forza che riscuote il 20% dei consensi. Certo. Prendere l'intero pacchetto dei parlamentari, praticamente un 55% dei deputati. Con quei deputati può eleggere il governo, e va bene, fare qualunque legge senza alcun contrappello, eleggere il Presidente della Repubblica, eleggere i giudici della Corte Costituzionale, proporre e ottenere con maggioranza assoluta una nuova riforma della Costituzione. Non solo, ma dentro quella legge elettorale non solo ha il premio, scusate questo che ormai accompagna le leggi elettorali, ha il premio, ma hai anche il fatto che il capo del partito, che poi potrebbe vincere, è quello che sceglie i deputati, sceglie chi sono i candidati, almeno ne sceglie la gran parte. In mano a quel signore ci sarà il destino del paese, c'è solo da sperare che non sia cattivo. Diciamo, ma la democrazia non può essere la speranza che chi vince non sia così cattivo o cretino, no? E certo. Questo è il punto che noi dobbiamo, questa è la pericolosità del percorso che si sta determinando. Si poteva fare, si poteva cogliere l'occasione per fare un ragionamento ben fatto sulla l'elezione del governo da parte di una Camera e il percorso soprattutto sulle leggi e della legge finanziaria da parte di una Camera, ma su tutte le altre leggi che investono diritti civili e così via, investire anche un Senato magari proporzionalmente eletto. Si può fare come in Germania, dove obiettivamente c'è un bicameralismo, c'è una Camera delle Regioni e una Camera che ha un potere legislativo, ma quella Camera è eletta proporzionalmente, c'è una proporzionale. Non si può pensare che ipermaggioritario, concentrazione dei poteri in mano all'esecutivo, processo di formazione delle leggi completamente in mano all'esecutivo, e un esecutivo formato intorno ad una persona che sceglie coloro che lo accompagnano nel percorso di formazione delle leggi e che diventano i deputati. Non sono più i rappresentanti del popolo, sono gli accoliti dell'eletto. L'eletto che spesso è un eletto a caso, perché può essere eletto col 20, 22, 23% dei voti ed avere tutto in mano. Questo è un percorso che noi non ci possiamo permettere. Io sono contro la personalizzazione in questo momento del discorso, siamo contro questo o quel personaggio politico che l'ha proposta, non mi interessano queste battute. Qui si tratta di difendere per oggi e per le future generazioni, perché poi può andare avanti appunto uno sciocchino da programmi televisivi come magari oggi la nostra classe politica, diciamo, che poi non è pericoloso. Domani può andare uno pericolosissimo, avere tutto il potere in mano. Noi stiamo lavorando per i futuri 30, 40, 50 anni e questo non ce lo possiamo permettere. Già il paese è disastrato. Abbiamo una democrazia zoppa, abbiamo un'economia ferma, abbiamo una società
stagnante, abbiamo una cultura antica che non si rinnova, non ci possiamo permettere anche questo pericolo enorme ed immenso. Questo è l'invito che faremo a tutti quanti, che bisogna andare e dire no, ma che non è un no al cambiamento, è un no alla follia, all'avventurismo e alla follia. Ne abbiamo avuto una volta l'avventura di una persona sola al comando per tanto, tanto tempo, e ci ha portato alle macerie e ai disastri della guerra. Ecco, la Cassazione potrebbe rispondere no in virtù, no. Diciamo... Ecco. No, perché in ogni caso il referendum costituzionale comunque o sarà portato dagli elettori con i voti, con le firme, o sarà portato dai parlamentari. Al referendum costituzionale, adesso anche il governo lo vuole fare perché esatto. Vuole trasformare questo percorso in un plebiscito. Esatto. Adesso io voglio uscire dal ragionamento plebiscito su questo congiunturale Presidente del Consiglio, che non è detto che poi vinca lui le elezioni, perché col 22-23% può vincere chiunque. Pensate a una destra che si unisce, potrebbe benissimo vincere le elezioni, e domani un signore lombardo, non mi ricordo quello che gira con le felpe, non mi ricordo come si chiama, potrebbe avere tutto il potere in mano. Ma voi pensate che cosa sta succedendo? Sì, un capolavoro. Alla rete degli edicolanti mi rivolgo, voi che diffondete ogni giorno l'informazione, aiutateci a veicolare un messaggio di intelligenza nei confronti dei cittadini. Salerni, lei ci ha messo tanta forza nel descrivere i contenuti di questa iniziativa, e del resto c'è da dire che anche se questa iniziativa è stata ignorata dalla stampa, in realtà ha ricevuto in poco tempo molti consensi nel paese. Sì, poi a parte questo, cioè, al di là del referendum sulla riforma costituzionale, c'è il referendum sulla legge elettorale, che andrà alla Corte Costituzionale. L'abbiamo detto, il Tribunale di Messina già l'ha posta, nel senso che già la Corte Costituzionale è intervenuta sulla irragionevolezza di un premio di maggioranza senza fissazione di un quorum, come era col Porcellum. Qui in realtà abbiamo il premio di maggioranza, viene attribuito solo se si supera il 40%, salvo che nessuna forza arriva al 40% e si va al ballottaggio. Al ballottaggio si va senza possibilità di coalizione nel secondo turno. Quindi mettiamo, ci sono 8 liste tutte significative e forti, ce n'è una che ha preso il 18% e una il 16% e sono le prime due, vanno al ballottaggio. Quella che ha il 18% senza aggregare altri consensi vince al ballottaggio. In quel momento il suo capo ha in mano il paese per 5 anni. Questo è il punto. Certo. Ha in mano tutto, ha in mano anche la possibilità di eleggere gli organismi di garanzia. Questa è la follia che si sta creando. Della legge elettorale. La legge elettorale sulla Camera, perché è la legge elettorale dell'unico organo di fatto elettivo con suffragio universale. Perché il Senato, perché il Senato sarà eletto invece dai consiglieri regionali, a loro volta eletti con delle leggi maggioritarie. È stato in qualche modo fatto fuori dal... E che poi ha pochissimo peso, e quando si uniscono a Camere congiunte, essendo ridotto a 100 senatori, è chiaro che non pesa neanche nelle nomine che vengono fatte a Camere congiunte come quella del Presidente della Repubblica. Benissimo, allora come avete sentito, argomenti... Votare no al referendum sulla riforma costituzionale, non voglio essere di parte, ma voglio essere per il Paese. Votate no. Grazie Avvocato, e torneremo ad occuparci di questa materia perché appunto, come volevo sottolineare, è abbastanza complessa.